Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio video, il mio nuovo video. In questo video vi farò vedere i miei animali domestici. Nel video di prima ve li ho spoilerati un po', lo so, cioè, ho spoilerato solo lui, che adesso vi farò vedere per bene. E ora ve li faccio vedere. Sì. Allora, questo maschio, adesso lo faccio vedere. Questo è il maschio. Questo è il maschio. I cervini d'India sono dei roditori mammiferi, sono erbivori e sono animali con due sensi molto sviluppati. Ad esempio, l'udito ce l'hanno molto. Ad esempio, se tu chiudi la porta e c'hai lui in un'altra stanza, e se apre il frigorifero loro lo sentono da quella distanza. E ad esempio hanno anche l'olfatto molto bello, perché qualsiasi cosa tu gli dai vicino loro già lo sentono, cioè anche lontano, non vedono lui. Però lui si chiama Nikita. Nikita, lui si chiama Nikita ed è il maschio. Adesso vi faccio vedere anche la femmina. Aspettate, adesso vado a metterlo in gabbia. La femmina è molto spaventata, non so perché, sembra che gli fai male. Lei comunque è stata messa incinta, quindi lei è. Avevo i figli, avevo i piccoli, ovviamente non li potevamo tenere tutti, quindi li avevamo dati a un signore che lui voleva tutti e cinque, ne avevamo cinque. Ho anche le zampette di loro, adesso ve lo faccio vedere. Comunque lei è femmina, lei non so, ha paura, è da un anno che ce l'ho, però non so perché ha paura, qualcosa che non vale, perde tanto pelo, non lo so, però vedo che sta bene. Lei è una femmina, lei si chiama Kika. Kika, sono tutti e due i nomi che le ho dato io, nomi russi tra l'altro. Mi piaceva il nome perché appena guardo io un animale, appena prendo qualcosa, io lo guardo e dico, lui si chiama così, no? Faccio un esempio, ho guardato lui e ho detto, si chiama così Nikita. Nikita, no? E la stessa cosa per lei, l'ho guardato e ho detto, si chiama Kika. Quindi ho avuto anche i piccoli, adesso vi faccio vedere anche le zampette dei piccoli. Aspettate. Allora, le zampette dei piccoli, c'è anche la zampetta di Nikita e di Kika. Adesso ve le faccio vedere. Allora, eccole qua. Guardate i piccoli, vi dico subito che sono piccoline. E questa è una, se si vede. Si vede? Ecco, vedete, è così, è fatta così, vedete? E non le sto, vi faccio vedere tutte. Questa è così. Poi, questo è così, così, questa è così, si vede bene, aspetta, eccola, aspetta, vi faccio vedere i piccoli, eccoli, questa è l'ultima, sono cinque come avete potuto vedere, se vedete questo qua è un pennale polvere. Ecco, vedete? E adesso vi faccio vedere. Questa è della femmina. Vedete? Grande, più grande, si vede che è più grande. E questo invece è del maschietto. Volevamo tenere un piccolo, ma l'abbiamo lasciato andare perché praticamente mio fratello, cioè due fratelli, uno si chiama Simeon e uno si chiama Vladi, che volevano uno, cioè c'era uno, era bello, a loro piaceva, ma
l'abbiamo lasciato là, non ci sono rimasti male, cioè, anzi, non hanno fatto nessuna reazione, quindi abbiamo lasciato loro due, perché non possiamo, abbiamo solo due gabbie, e sono grandi, sì, sono almeno di un metro, però non potevamo tenerli, sì, non potevamo. Comunque adesso vi faccio vedere, aspettate un attimo, adesso vi faccio vedere anche le loro gabbie, non so come farò da PC, però ci provo. Aspetta. Eccole, questa è una e là c'è la seconda, vedete, sono grandi abbastanza, sì. Non ho abbastanza grandi. E finiamo qua, ci vediamo nel prossimo video dove farò i miei amici, farò vedere come corrono i miei borsellini d'India, come camminano, cosa fanno, diciamo, cosa fanno. Ci vediamo nel prossimo video.